Secondo Capodanno in piazza, un successo, più gente dello scorso anno. Sì, allora, abbiamo dato continuità a quello dell'anno scorso, la gente è venuta anche quest'anno. Secondo me c'era un centinaio di persone in più dell'anno scorso e secondo me si è divertita. Abbiamo dato il vin brûlé, abbiamo dato lo spumante, il panettone, la musica sta ancora andando avanti, c'è stato un momento in cui la piazza era veramente piena e noi siamo contenti. Ringraziamo il comune, ringraziamo ovviamente tutti gli sponsor che ci hanno anche sostenuto economicamente, perché noi abbiamo bisogno di queste cose e vorremmo fare anche il terzo anno consecutivo e secondo me si fa, anzi vorrei già dire probabilmente lo faremo, quasi certamente. Quest'anno avete evitato di fare lo spettacolo pirotecnico? Sì, abbiamo evitato di fare i fuochi per venire incontro un po' alle esigenze degli animalisti, comunque di chi ama i cani. I gatti, abbiamo proiettato su uno schermo uno spettacolo con i laser. Spero che la gente sia piaciuto. Ovviamente alla mezzanotte è bello sentire fuochi, casino e tutto, però abbiamo pensato, quest'anno abbiamo pensato agli animali. Il prossimo anno vediamo anche un po' le direttive del comune. È stato anche bello il conto alla rovescia fatto dalla gente. Sì, il conto alla rovescia fatto dalla gente è stato un bel momento. Ha dato partecipazione, perché tante volte organizziamo delle cose e la gente non partecipa o comunque è un po' fredda. O forse invece Capodanno è una festa che fa sentire un po' tutti più vicini, insomma. Prossimo evento in programma? Allora, prossimo evento in programma abbiamo il carnevale dei bambini sicuramente e poi vedremo di studiare sempre per quel periodo una cena. L'anno scorso abbiamo fatto la bagna cauda in Trinità e sulla falsariga la vorremmo ripetere o qualcosa del genere. Dopodiché molto probabilmente si parlerà già di torneo di maggio, ma non voglio ovviamente anticipare nulla. Comunque un buon 2016 a tutti quanti. Non dire no.